Buon pomeriggio a tutti. Siamo di nuovo ad un nuovo appuntamento qua sulla pagina Viso in Forma. Cosa state facendo di bello? Allora, intanto che controllo che c'è la diretta e che voi vi colleghiate, vediamo se si vede. Allora, dovrebbe vedersi. Eccoci qua, sì, c'è. Oh, buon pomeriggio a tutti. Ecco, avete sentito che c'è il collegamento. Buon pomeriggio, come state? Oggi abbiamo un nuovo appuntamento qui non con lo yoga facciale, ma con un ospite che ci parlerà di un argomento molto, molto interessante. Do ancora qualche istante, qualche secondo di tempo in modo che vi colleghiate. Allora, intanto io anche, vediamo se riesco a condividere. Ottimo, vedo che si state collegando. Buon pomeriggio a tutti. Oggi sarà una diretta molto interessante in quanto sapete benissimo che io insegno yoga facciale, quindi insegno ad allenare, a tonificare i muscoli del viso per diciamo, prevenire i segni del tempo, per spianare qualche ruga. Oggi invece avremo con noi un ospite che fa una cosa ancora più particolare. Quindi io alleno tutto il viso. La persona che avremo oggi, invece, l'ospite, allena invece nello specifico gli occhi, ovvero la vista. Quindi se hai problemi di occhi, di vista e tutta una serie di cose collegate con gli occhi, rimani in linea perché oggi sarà una diretta proprio interessante, appunto, che riguarderà anche te. Allora, vedo che vi state collegando. Buon pomeriggio. Allora, quindi vi ho accennato già nel post che stasera, oggi pomeriggio, sera, insomma, sarà con noi Sara Cosenza e appunto lei aiuta proprio le persone a migliorare la vista anche nel corso degli anni. Quindi non necessariamente tu devi essere giovane per non iniziare a portare gli occhiali, ma puoi. Anche se li porti, ce lo spiegherà che puoi aiutarti e addirittura togliere gli occhiali. Quindi rimani collegato che adesso do il benvenuto a Sara. Quindi un attimino che la porto in collegamento. Buon pomeriggio, Sara, Ciao ciao. ragazzi, grazie di cuore. Benvenuta e grazie per aver accolto il mio invito. Sai che è sempre un piacere, super piacere. Anche per me. Allora, Sara, beh, tu sai che io qua su questa pagina ci alleniamo i muscoli facciali e tu fai una cosa ancora più specifica, alleni il muscolo dell'occhio, quindi ancora un argomento ancora più specifico. Non solo il muscolo dell'occhio. Poi te lo spiegherai comunque. Io oggi ti ho invitato qua sulla mia pagina. A parte che ho sempre piacere comunque di condividere anche altri argomenti e intrattenere un po' i miei fan in questo periodo che siamo tutti chiusi a casa, ma ho voluto nello specifico invitarti proprio perché in questo periodo appunto che siamo tutti in casa, siamo tutti molto più presenti, usiamo molto di più i cellulari, i computer, le TV. Anche perché non abbiamo magari tanto altro da fare, allora siamo tutti più con il telefono in mano a guardare appunto Facebook, Instagram, altre cose, oppure guardiamo la TV, guardiamo i computer e quindi usiamo tanto, sforziamo gli occhi e anche la luce probabilmente non fa tanto bene agli occhi. E queste cose appunto vorrei un po' sentirle da te e se ci puoi anche dare qualche suggerimento come affrontare meglio questa quarantena per non rovinarci gli occhi, appunto. Assolutamente. Allora, ci sono tantissimi consigli che vi posso dare. Prima di questi vorrei spiegarvi proprio perché. Ci sono alcune cose che sarebbe meglio fare e altre invece meglio no. Ovvero, dal momento che noi, piccola premessa, sappiamo che quando guardiamo una qualsiasi cosa, utilizziamo tre componenti del nostro sistema visivo, ovvero noi non guardiamo solo con gli occhi, ok? Ma Bello. perché l'occhio principalmente raccoglie solo la luce, la intrappola, ma noi vediamo anche con
il cervello e con la mente. Quindi questa è una premessa davvero molto fondamentale, perché dal momento che noi capiamo che vediamo con occhi, cervello e mente, capiamo anche che bisogna prendersi cura di tutto questo. Quindi, essenzialmente stare davanti ai cellulari, è vero, potrebbe avere delle, come si può dire, delle complicanze a lungo andare, però è anche vero che se uno è capace di usare il proprio sistema visivo nel modo più corretto, non dovrebbe avere problematiche. Il problema è che praticamente nessuno è capace di utilizzare il proprio sistema visivo nel modo corretto e anche salutare, e quindi è bene ascoltare questi consigli. Io spesso e volentieri rispondo a domande, perché me ne fanno davvero tante, in cui mi chiedono se è colpa degli schermi, è colpa dell'eccessivo studio se poi una persona porta gli occhiali. La risposta è no, nel senso che non è lo studio di per sé, non è lo star davanti a un monitor di per sé, ma è come noi ci atteggiamo a lui e soprattutto i nostri occhi. Quindi se vi faccio degli esempi, noi stiamo davanti al cellulare tenendo tutta la fronte corrugata, e tu sai benissimo perché lo spieghi sempre molto molto bene nelle tue dirette, poi anche con tutti gli esercizi che stai facendo, che dai anche gratuitamente alle persone, e le persone sanno bene che non bisogna farlo, però ci sono persone che purtroppo, anche se vedono bene, incominciano a corrugare la fronte. Oppure si avvicinano troppo allo schermo, come magari potrebbero anche smettere di sbattere le palpebre, perché ci sono molte persone che quando stanno davanti a un monitor, oppure leggono, oppure fanno una qualsiasi attività che magari richiede, non dico sforzo, però un'attività che chiede attenzione, molte persone vanno sotto sforzo e creano così un sacco di tensioni. Un sacco di tensioni che poi ovviamente vanno a influire non solo sui nostri occhi, ma su tutto anche il nostro corpo, e quindi anche, come spieghi molto bene te, sull'espressione facciale, con tutti i dove ci sono tutti i muscoli. Quindi è molto molto importante prendersi cura, prevenire certe abitudini scorrette, perché la maggior parte delle persone purtroppo ha un sacco di abitudini negative nella propria quotidianità, visive, che vanno ogni giorno a peggiorare la propria vista. Come ad esempio una persona che porta gli occhiali, negli anni peggiora sempre di più la propria vista, semplicemente perché sono abitudini che la persona ha che vanno via via sempre peggiorando. Perché? Perché si Quindi chi vanno porta gli a occhiali peggiora ancora, è meglio che se non li porta. Allora, io dico la persona che porta gli occhiali intesa come? La persona che porta gli occhiali è perché ha un problema di vista, quindi ha un eccessivo sforzo nel sistema visivo, quindi occhi, cervello e mente. Dal momento che questa persona ha questo sforzo e non fa nulla per lavorarci sopra e toglierlo, cosa succede? Queste abitudini, questo sforzo nel tempo aumentano, e poi quindi negli anni la vista peggiora. Dal momento che però una persona che porta gli occhiali si prende cura della propria vista e dei propri occhi, comincia ovviamente a portare meno gli occhiali, ovviamente questo per forza comincia proprio a prendersi cura attivamente della propria vista con delle pratiche che sono tra l'altro molto semplici e anche molto facili da fare. Magari dopo ne facciamo Se una ce ne lista. puoi indicare qualcuna o un esercizietto che ci fai fare in queste giornate a casa, ne saremo molto felici. Assolutamente, con strapiacere. E quindi ve la faccio vedere tra pochissimo. Finisco di dire l'ultima. Dal momento che noi ci prendiamo cura attivamente dei nostri occhi, andiamo a togliere quello stress che si è andato a creare quel giorno oppure anche quel mese. Quindi sicuramente la vista non peggiora, e anzi, se si fanno le pratiche nel modo corretto, migliora. Come poi sono riuscita anche io, perché io fino a 3 anni e mezzo fa portavo gli occhiali. Avevo una miopia, avevo un astigmatismo e avevo anche un occhio pigro. Ovviamente tutto questo adesso non esiste più, ma perché io mi sono presa la briga di prendermi cura dei miei occhi e della mia vista. Certo, bisogna anche lì allenare, non è che togli gli occhiali e poi dici non fai nulla, bisogna poi ovviamente fare gli esercizi, è tutta una serie di Sì, cose. diciamo che sono degli accorgimenti, nel senso, io non li chiamo mai esercizi, li chiamo pratiche, perché sono pratiche che si fanno insieme. Quindi quando spiego la pratica si fa insieme, quindi
in aula, ad esempio, lo facciamo insieme e essendo una pratica, le persone, oltre a fare l'esercizio, quindi muovono gli occhi in un certo modo mentre si fanno cose particolari, sono anche presenti e quindi ascoltano i propri occhi. E ascoltando i propri occhi e facendo la pratica, il nostro sistema visivo e anche motorio capisce che cosa sta facendo di giusto e capisce che cosa prima stava facendo di sbagliato. E quindi sono tutti movimenti che poi vengono appresi in modo inconscio. E quindi la cosa bella è che dal momento che una persona sta passeggiando, sta chiacchierando con un amico, sta guardando la TV, sta mangiando, queste pratiche poi vengono messe in moto in automatico. Mm-hmm. Ovviamente nella prima fase bisogna farle e per poi ovviamente vivere di come si dice, rendita, vivere di rendita dopo, perché non è che poi una persona, esempio nel mio caso, che vede bene poi deve continuare una vita intera a fare le pratiche, assolutamente no. Ah, e cosa volevo, aspetta, volevo chiederti, prima che iniziano a fare le domande gli altri, o anch'io qualche domanda, intanto se è rivolto a tutti, cioè si possono curare, diciamo, sia chi ha problemi di miopia, presbiopia, astigmatismo, cataratta, cioè questo? E la prima domanda, e la seconda domanda, se c'è un limite di diottria, ad esempio a chi manca, che ne so, 5-6, o solo chi ha poca differenza? Allora, le risposte sono molto belle, nel senso, e anche come le domande ovviamente, nel senso che ovviamente queste pratiche sono rivolte a tutte le persone. Mm-hmm. Quello che dico sempre, su cui bisogna riflettere, più il problema è grande, più grande sarà il beneficio. Quindi se una persona ha una leggera miopia, vuol dire che avrà il beneficio che poi vedrà bene. Ma se una persona ha una grande miopia, che quindi crea poi anche una sorta di fastidi e complicanze nella vita di ogni giorno, perché io mi ricordo che era un problema farsi il bagno al mare, era un problema farsi la doccia, era un problema camminare per strada o guidare senza gli occhiali. Mm-hmm. Quindi è ovvio che dal momento che il problema è grande, il beneficio sarà ancora maggiore, perché soprattutto nel periodo iniziale, che magari la persona non è che con uno con un applauso, uno scrocchio di dita, la persona poi vede nitido fin da subito. Però è già tanto il fatto che dopo magari qualche giorno già nota dei miglioramenti assurdi e quindi già lì c'è giovamento. E poi per rispondere alla domanda su è per tutti, per qualsiasi problema di vista, sì. Nel senso, ci sono i vizi di rifrazione, che sono miopia, vedere male da lontano, presbiopia, vedere male da vicino dopo i 40 anni, ok? Mm-hmm. E soprattutto sono tutte quelle persone che qui corrugano. Che hanno, appunto. E poi ci sono gli astigmatici, che sono le persone che o vedono doppio o vedono molto sfocato, a più o meno qualsiasi distanza. Potrebbe essere, ad esempio, che il miope è anche astigmatico, ok? E poi c'è l'ipermetrope. Che l'ipermetrope, bene o male, è una persona che non è mai riuscita a sviluppare il proprio sistema visivo, nel senso che quando noi tutti nasciamo, nasciamo che siamo ipermetropi. Quindi tutti nasciamo ipermetropi, tutti nasciamo che non vediamo a nessuna distanza. E poi, ovviamente, già dopo pochi minuti il sistema visivo incomincia a svilupparsi per poi continuare a evolversi con l'esperienza. Quindi è solo l'esperienza che poi fa sviluppare il sistema visivo. E se l'esperienza c'è, la persona poi vedrà bene fino alla morte. Se invece l'esperienza c'è ed è positiva, però poi negli anni si cominciano a fare delle abitudini scorrette, come magari guardare in modo sbagliato il cellulare, il computer, o leggere in modo scorretto portando tensione, è ovvio che poi la persona comincerà a portare gli occhiali da vista. Come anche ovvio che se una persona non fa le giuste esperienze visive da piccolo, poi fin da piccolo comincia a portare gli occhiali. E quindi è molto 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 importante prendersi cura dei propri occhi fin da subito. Una cosa che io dico sempre è che se il bambino porta gli occhiali è perché intorno ci sono persone che magari portano gli occhiali. Non dico che per forza sono i genitori, perché la miopia, o come tutte le altre problemi di vista, non sono ereditari, ma si trasmettono tramite l'esperienza e le abitudini. Quindi se in una famiglia i genitori hanno l'abitudine di non sbattere le palpebre, di trattenere il respiro, di fissare, e altre micro abitudini che sono impercettibili a occhio nudo, però che il bambino prende,
È ovvio che poi il bambino avrà problemi di vista nella sua vita e non è perché lui è nato col problema di vista perché è ereditario, ma perché magari l'ha preso dai genitori, come potrebbero essere amici oppure educatori. Quindi magari l'educatore alla scuola dell'infanzia o alle elementari o alle medie, alle superiori. Ed è proprio per questo che poi, quando si arriva bene o male alla fine delle superiori, in Italia ad oggi una persona su tre è miope. Quando entrano che non portano gli occhiali, alla fine delle superiori in Italia una persona su tre esce con gli occhiali. E purtroppo sono gravi dati, cioè sono dati che bene o male si hanno anche in Cina. Il fatto qual è? È che si stima che già adesso una persona su 10 che è miope, quindi una persona su 10 che oggi è miope, è molto predisposto ad essere gravemente miope. Quindi una persona su 10 è gravemente miope e negli anni può peggiorare ulteriormente. Si stima che nel 2050 le persone miopi saranno una persona su due. Quando già oggi siamo una persona su tre che porta gli occhiali, quindi una persona su due solo miopi, quando poi ci sono tutti gli altri problemi di vista, vuol dire che praticamente tutti porteranno gli occhiali. Nel 2050 non è tra tantissimo, sono tra 30 anni e io Comunque, sarò tantissimi ancora viva, bambini spero. dopo che portano gli occhiali, tantissimi bambini piccoli. Cioè, Purtroppo sì. E anche lì, ripeto, non è colpa dello studio, è il metodo in cui ci si approccia magari allo studio, è il modo in cui gli occhi e il sistema visivo si approcciano allo studio, assolutamente. puoi dire giusto perché bisogna tanto sbattere le palpebre? Cioè, perché conosco persone che le sbattono poco e le tengono parecchio aperte. Allora, ci Ho sono visto persone. addirittura certe sfide su Facebook, chi riesce a tenere gli occhi più a lungo. Brava, Prove da brava non arrivata. fare, no? Adesso ci dirai. Spiegaci un po' questa cosa che è curiosa. Allora, stavo arrivando lì. Le persone che tu conosci che non sbattono praticamente quasi mai le palpebre, perché ci sono persone che non sbattono praticamente quasi mai le palpebre, e adesso ti spiego perché. Se tu noti questo, è perché o portano gli occhiali da vista, oppure sono miopi e hanno le lenti a contatto, e tu magari non gliele vedi. E quando dico non sbattono quasi mai le palpebre, è perché ci sono molte persone che non riescono a portare le palpebre a fine corsa. Ovvero non riescono a sbattere le palpebre fino in fondo. E questo è molto molto grave, perché lo sbattimento di palpebre, che poi è un movimento molto naturale e semplice, porta a un meccanismo molto semplice, cioè quello di lubrificare l'occhio. C'è la ghiandola lacrimale qui, ok, che permette appunto di lubrificare l'occhio, e se l'occhio è lubrificato, sopra, nella parte davanti dell'occhio, sarà anche più lucido. Immaginate ad esempio un vetro appena pulito. È perché è stato pulito con l'acqua. È difficile pulire un vetro con l'asciugamano. Magari si può, però rimangono su un sacco di pelucchi, ok? Quindi immaginate la stessa cosa: un occhio che sbatte è come una spugna che lava sul vetro, e poi dopo ci si passa adesso non mi viene in mente. Comunque sia il tergicristalli, ok? Dal momento che l'occhio quindi è ben pulito, come il vetro, essendo più lucido, più liscio, la luce entra meglio. Come vi dicevo prima, il nostro occhio, l'unico compito che ha è quello di prendere la luce che entra e intrappolarla. Una volta che intrappola la luce tramite il nervo ottico arriva dietro al cervello e alla mente. Qui dietro avviene tutto il processo della visione. Davanti l'occhio fa solo una cosa, prende la luce, tra l'altro prende la luce pure al contrario, perché nell'occhio c'è il cristallino che ribalta l'immagine. Non so se avete mai visto le immagini che magari ci sono anche nei libri degli elementari, in cui c'è l'albero a testa in giù nell'occhio e poi nella mente viene ribaltato un'altra volta. Quindi questo cosa vuol dire? Che se l'occhio è pulito, tra virgolette, l'occhio quindi è liscio, è lubrificato, la luce entra in maniera molto più fluida e in modo migliore, e quindi capite meglio che l'occhio vede anche meglio, quindi noi vediamo meglio. Quindi il semplice avere gli occhi più lubrificati vuol dire che si ha una vista anche più nitida. E ve l'ho fatta lunga, però è molto semplice. Una pratica, ad esempio, che faccio fare è, ad esempio, ho fatto la maratona della vista settimana scorsa e ho detto a tutte le persone, le ho proprio sfidate,
Io ho detto per la prima settimana, ogni settimana io ho dato una sfida, per la prima settimana sbattete le palpebre ogni volta che vi mettete al computer oppure che bevete un bicchiere di acqua. Perché applicare le nuove abitudini ad abitudini già vecchie esistenti è molto più facile. Quindi, esempio, io ho l'abitudine di bere un bicchiere di acqua più o meno ogni ora, ogni tre quarti d'ora, anche mezzo bicchiere. Comunque sia, ho sempre questa abitudine. Se noi associamo, quindi nel mio caso perché è già una mia abitudine esistente, associamo il fatto di sbattere le palpebre velocemente, Ma per quanto tempo? un minuto, quindi si sbattono le palpebre così, respirando. Fatelo anche voi a casa, eh? Tutti, facciamolo tutti. Peccato che non vi posso vedere, se no facciamo una gara. Queste sono le sfide che bisogna proporre, non Sfidiamo al... io e te, vediamo chi è più veloce. Esatto, non al... Vediamo chi è che non sbatte mai. Quindi sbattiamo molto velocemente le palpebre e nel frattempo respiriamo profondamente. Ci sono molte persone che non riescono a È difficile coordinare. coordinare respiro e sbattimento. Quindi così anche un minuto, ok? Se si fa molto veloce, poi a un certo punto, che si è finito, io non sto più pensando a sbattere le palpebre, però i miei occhi lo stanno facendo molto più spesso, perché si va proprio a lavorare con l'effetto inerzia. Quindi l'ho fatto per un minuto velocemente, adesso i miei occhi stanno continuando a sbattere le palpebre. Ed è un trucco, perché se io, ad esempio, so che quando dav sono davanti al computer rimango con gli occhi spalancati, io no, perché oramai sono abituata, ma molte persone, tutte, secondo me, sì. Se prima di mettersi al computer sbattono le palpebre, poi per almeno, diciamo, 5-10 minuti hanno questo effetto inerzia che gli permette di continuare a sbatterle. Poi, ovviamente, dopo diventerà un'abitudine, però se viene fatto, io ad esempio ho lanciato la sfida per almeno una settimana, vedrete già i risultati. Ci sono un sacco di persone che già mi hanno scritto perché è passata una settimana, dicendo che già riescono a vedere molto più nitido perché hanno applicato il palming, che magari vi faccio vedere tra poco, lo sbattimento di palpebre, che sono tutti trucchi molto molto efficaci. Poi, Petra... prima mi dicevi che volevi qualche trucco in generale per chi sta molte ore davanti al computer, magari Sì, anche in questo periodo. computer cellulare, sì, darti Computer, qualche cellulare. suggerimento perché immagino almeno. So di persone anche magari tra gruppi WhatsApp, Facebook, le dirette ovunque, del TV, Netflix, siamo tutti che guardiamo tutto il tempo, tutto il giorno lo schermo, quindi Esatto. dubito che la maggior parte legga o Poi guardi molti fanno fuori anche dal gli balcone, allenamenti, sono come tutti davanti me. purtroppo allo schermo, quindi se hai qualche suggerimento, ben venga, sì. Assolutamente, anche perché poi immagino ci siano molte persone che come me si allenano con magari davanti al computer per guardare gli esercizi. Io ad esempio adesso con un gruppo di amici mi alleno insieme e quindi c'è sempre il computer davanti. Però ovvio, per me non è più un problema, però capisco che può essere davvero un fattore molto determinante. Io spero di no, però ho quasi la paura che molte persone dopo la quarantena cominciano a portare gli occhiali. Quindi adesso parliamo dei trucchetti che possiamo Aspetta, prima ancora di parlare di trucchetti, vedo che c'è qualche domanda, te la Sì. riporto. Allora, Maria Teresa, salve, si può risolvere anche un problema di ptosi palpebrale? Sai, ci sono... Un attimo. Allora, poi c'è Giovanna che dice è in apnea mentre fa le chiusure. Allora. Ok, allora, il fatto che la palpebra è leggermente più bassa, anche lì è un fattore muscolare. Quindi, per rispondere alla domanda, dal momento che noi abbiamo i muscoli delle palpebre, perché anche nelle palpebre ci sono dei muscoli molto deboli, quello influisce molto. Infatti, ci sono molte persone che quando facciamo lo sbattimento di palpebre veloce, ci sono molte persone che si bloccano proprio, cioè lo fanno a scatti, così, 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 così. Ed è bellissimo perché ho conosciuto un ragazzo che lui proprio quando chiude, non solo chiude in modo molto meccanico e macchinoso, ma strizza pure. Quindi fa tutto un movimento di contrazione assurda. La cosa che io dico a Anche tutti... yoga facciale in mezzo, usa i muscoli. Esatto, fa tutto insieme. E già questo ragazzo che io l'avevo conosciuto a un corso a novembre...
da lì in poi abbiamo chiacchierato, gli ho detto di questa cosa qui, lui si è preso proprio a cuore il fatto di fare questo sbattimento veloce di palpebre. Già oggi, ogni tanto mi manda i video in cui lui sbatte le palpebre ed è già migliorato tantissimo, ma cose che neanche lui si poteva immaginare qualche anno fa. Quindi assolutamente sì. E poi la cosa che dico sempre a tutti è dal momento che c'è... Ah, io che poi non ho finito neanche di rispondere alla domanda di prima, perché tu mi hai parlato sia di problemi di vista, e quindi ti ho detto già di sì, quindi miopia, sono tutte problematiche che possono essere migliorate. E poi tu mi hai parlato anche di cataratta, cataratta, glaucoma, maculopatia, sono tutte le malattie degenerative dell'occhio che portano alla cecità. E quindi anche qui è ovvio che più grave è il problema, migliore sarà poi il risultato dopo, perché si parte sempre dal presupposto che l'occhio non è sano. Quindi se io ho la vista sana è perché l'occhio è sano, ma se l'occhio non è sano è ovvio che porterà a una vista non sana e poi anche a malattie oculari. Quindi la cosa che io dico sempre, non aspettate che arrivi qualcosa, ma prendetevene cura fin da subito, anche perché se lo fate prima è molto più facile e ci impiegate Esatto. anche meno tempo. E per la palpebra anche, perché anche alcuni che mi seguono hanno problemi di palpebra che cade giù e di conseguenza anche dà fastidio insomma alla vista perché ti copre l'occhio e anche lì suggerisco comunque ci sono degli esercizi per risollevare le palpebre. È chiaro che lo yoga facciale arriva fino a un certo punto, se è grosso il problema, poi bisogna appunto valutare la cosa. La cosa bella, ad esempio, secondo me, che io ho sempre fatto nella mia vita, è non limitarmi a far solo una cosa. Ad esempio, se io so che mi può dar beneficio lo yoga facciale, lo faccio, poi tu hai detto può arrivare fino a un certo punto, va bene, però magari nel frattempo si può fare qualcos'altro in modo tale da Certo. andare proprio a interagire, quindi magari a smuovere il problema sia da dentro che da fuori. E Certo. sono sicura che ogni problema che ci sta, che veramente si può avere, è risolvibile magari non solo con una cosa, ma con più cose, con più tecniche, perché io sono sicura che abbiamo tutti gli strumenti in mano per poter migliorare qualsiasi componente della nostra vita. Ok, grazie. Ho visto ci sono due persone che invece hanno la diplopia. Ok, diplopia invece è uno sdoppiamento costante di tutto ciò che si ha davanti. Solitamente è così. Io ho lavorato già con due persone e hanno avuto veramente dei risultati pazzeschi. Io ancora mi ricordo la prima volta che ho lavorato con una persona con diplopia, era 2 anni fa a fine marzo. Me lo ricordo come se fosse ieri, perché eravamo in aula. Io non sapevo che questa persona aveva una diplopia, non mi aveva portato la visita del dottore, quindi la visita oculistica, e lei mi aveva detto ci vedo doppio. Però detto così, io sono stata anche in quel periodo anche superficiale, pensavo avesse un semplice astigmatismo. Invece no, aveva proprio una diplopia vera e propria e va appena riconosciuto, ha avuto il riconoscimento di invalidità per lavoro. E lei era venuta appunto a questo mio corso che durava tutto il sabato e tutta la domenica. Quindi sabato all'inizio la mattina premessa, poi il pomeriggio si cominciano con le pratiche vere e proprie e il giorno dopo, la mattina, abbiamo fatto dei lavori specifici. Io mi ricordo, ti giuro, come se fosse ieri, mi sono messa a piangere dalla gioia. Perché lei ha cominciato a dire ci vedo, ci vedo, ci vedo, ci vedo, ci vedo. Ma proprio così, ci vedo, ci vedo, ci vedo. E io ho detto sì, lo so perché sono pratiche che ti permettono di vedere. Quindi non ero stupita perché anche io avevo avuto risultati con me stessa, no? E lei ha cominciato proprio a dire no, no, ma io vedo proprio nitido, vedo tutto unico, vedo proprio tutto chiaro, vedo anche bene da vicino, nonostante avevo la diplopia. Allora lì ho detto ma... Vabbè, lì per lì sono stata zitta, ma io non lo sapevo che avesse la diplopia. E quindi lei è rimasta dentro a questo suo effetto, molto positivo ovviamente, e ha continuato a leggersi tutto il foglio, tutto nitido e tutto chiaro. Poi dopo un po', perché poi bisogna sempre lavorare anche da un punto di vista emotivo su alcuni fattori, ha cominciato a tirar fuori dalle sue parti emotive, ovvero il fatto che aveva appena ottenuto l'invalidità. Ovviamente gli portava vantaggi all'avere questa cosa, questa diplopia, e quindi è ritornata nell'altro loop, quindi nell'altra sinapsi, e poi è tutto di nuovo ritornato come era prima. E
Ovviamente lei non si è data per vinta, ha continuato e poi ha ottenuto grandissimi risultati, cosa che oggi praticamente ha dei momenti in cui, piccoli momenti in cui ritorna a vedere ancora tutto doppio, però praticamente vive quasi tutta la sua giornata in modo il più possibile normale, come poi le persone più o meno intendono la normalità. E quindi questo veramente a me aveva scosso, mi ero scoppiata a piangere proprio di gioia e felicità nel vedere la sua espressione di gioia e felicità. È stato veramente molto molto bello. Le persone con questa problematica dicono: sì, ma cosa bisogna fare per guarire? Bisogna allenarsi, bisogna venire ad un corso di Sara, che lei ovviamente insegna più giorni in aula, giusto? Sì, sono 2 giorni e mezzo. Sì, bisogna impararli, non è solo una cosa che fai, è come nello yoga facciale che mi dicono: come devo risolvere questa cosa? Ma bisogna fare tutto un percorso, bisogna allenarsi. E tu ci dirai comunque se ci puoi dare qualche, ovviamente, qualche spunto, qualche Sì, esercizio, magari assolutamente. confidarci qualche pratica da fare, però poi è chiaro che bisogna, come per ogni cosa, seguire un percorso e applicarsi poi. Anche perché una cosa, scusa Petra, se ti interrompo, una cosa molto importante è che dal momento che una persona ha un problema, di solito, ti spiego questa piccola cosa, velocissima, di solito le persone hanno un problema, ok? Che può essere magari il non vedere bene. Facciamo l'esempio del mio, per non vedere bene da lontano. Quindi il problema è non vedere bene da lontano. Ma il sintomo è vedere sfocato. La vera causa invece del problema è il fatto che dietro ci sono dei meccanismi che non funzionano, dei muscoli che non funzionano come dovrebbero e soprattutto c'è tanto stress. Quindi il sintomo è la vista sfocata, la causa è lo stress visivo. Ok, è molto importante sapere che la causa è diversa dal sintomo. Se si va a risolvere la causa, è ovvio che poi il sintomo non c'è più. E invece le persone, purtroppo noi, anche io l'ho fatto anni fa, dal momento che hanno il problema, quindi vedere sfocato, agiscono sul sintomo e quindi si mettono gli occhiali oppure fanno le operazioni. E non si risolve mai il problema alla radice perché la persona, se mette gli occhiali da vista, continuerà ad avere una vista difettosa negli anni con davanti gli occhiali. Ok? Quindi non è il semplice dire, perché molti ovviamente vogliono sapere, è anche logico, sapere il trucchetto veloce e quello rivoluzionario che cambia la vita, ma non basta soprattutto parlarne perché come dico sempre io, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, anche perché è molto molto importante l'esperienza. Quindi uno può sapere tutto quello che vuole, può magari leggersi anche i libri, ma non servono a nulla. Finché non si mette in pratica e come dico sempre a tutti, avere la possibilità, come ad esempio partecipare al mio evento, è molto molto utile anche perché molte persone dicono: vabbè, ma sono 2 giorni e mezzo, sono tanti. Invece no, perché sono quei 2 giorni e mezzo che ti prendi per te stesso e soprattutto ti prendi del tempo, come immagino anche con le tue dirette serali, ti prendi del tempo proprio per lavorare sul tuo problema e soprattutto andare nel profondo, quindi andare nel profondo della causa del problema di vista. Dal momento che si va a risolvere la causa, poi il problema non c'è più. Ci hai dedicato 3 giorni, ci hai dedicato 6 mesi, come anche lo yoga facciale, poi i risultati rimangono nel tempo perché i muscoli Poi continuano a devi lavorare. ovviamente continuare a praticare, però entra talmente dentro di te, non serve poi neanche praticarlo tanto, cioè se prima magari devi fare ogni giorno, poi bastano anche 3 volte a settimana. E quindi anche se vai all'inizio a lavorare bene sugli occhi, poi appunto ne godi i frutti anche per molto tempo. Allora, vediamo cosa stanno scrivendo. Io sono a Terrassini, non posso andare a Cosenza. È il cognome Cosenza, non sei Cosenza. È il cognome Cosenza. Tu come insegni? A parte in aula, fai anche consulenze dal vivo via Skype? Allora, io principalmente ho l'aula che è a Rimini 31 maggio 1-2 giugno, che è a Rimini, io non sono di Cosenza, anzi sono di Bergamo, e poi raramente faccio consulenze private, nel senso che bene o male tutti i miei clienti si approcciano con me con l'evento in aula. Poi con l'evento in aula che il fatto è questo.
io ho visto che se faccio la consulenza privata, alla fine dico sempre all'inizio le stesse cose che dico in aula. Quindi preferisco che la persona paga meno, anche contro il mio interesse. Quindi paga meno, viene in aula, così almeno tutto quello che deve sapere. E poi se c'è un caso specifico, poi fa la consulenza con me. E ho visto proprio questo, perché alla fine io vedevo che disperdevo energie a spiegare sempre gli stessi concetti base molto semplici, quando poi potevo concentrarmi invece ad aiutare le più persone. E quindi ecco questo motivo. Oddio, E qua chiedono una fibromialgia. ci sono tantissime malattie oculari, poi bisogna sempre vedere da quanto tempo la prescrizione del medico, quindi dettagli specifici, bisogna vedere anche lo stato dell'occhio, quindi il totale e anche se c'è un problema di vista. Io sono quasi certa che quando delle persone hanno dei problemi così specifici è perché già hanno dei problemi di vista. E adesso aspettiamo magari che ci conferma per vedere Poi se chiedono qua se fai dirette per, come faccio io, non so, per mostrare qualche, cioè, che fai anche attraverso il web, non so, in qualche gruppo. Intanto, ti darò comunque tutti i contatti di Sara alla fine, così potete andare a vedere anche sulla sua pagina Facebook, dove comunque pubblica tanti video e suggerimenti, e hai anche un PDF molto carino con dei suggerimenti. Quindi metterò poi alla fine il suo link, così potete andare a vedere anche la sua pagina, a vedere i suoi suggerimenti quotidiani o settimanali, non lo so. sì, guarda, già ti dico, io ovviamente faccio le dirette come te, le faccio io tutti i giovedì. E poi una cosa molto bella che ho fatto settimana scorsa è stata la maratona della vista. Sono state 4 ore, 4 ore, cioè la gente, ti giuro, ha avuto la pazienza di stare con me 4 ore con gli occhi così. 4 ore con me, tutte tirate, una di seguito all'altro, sono tutte salvate, in cui ho proprio fatto, diciamo, un mini 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 corso, proprio mini mini, però ho dato già un sacco di consigli utili. Quindi, cioè, da A a Z, da come fare, perché farlo e anche come poi strutturarsi per farlo. Quindi, se qualcuno è curioso, può anche guardare quelle che sono sicura che possono essere molto molto utili. Non ci avevo mai pensato di farlo prima. E poi adesso ovviamente il tempo mi ha permesso di avere più tempo per fare questo e quindi con piacere lo faccio. Adesso che siamo a casa tutti chiusi, pensaci a fare anche qualcosa online. Allora, vediamo cosa ancora scrivono. Io ho avuto un petterigio, se ritorna. Sono tutte, io Sono ovviamente. cose specifiche che bisogna, come hai già detto prima, bisogna un po' capire la situazione della visita medica o. Esatto, io guarda, io so già quello che potrei far fare a questa persona. Il fatto è che servono dei materiali semplici e comunque sia serve anche del tempo per applicarlo nel modo corretto. Io non sto rispondendo alle tue domande nel modo specifico, perché sicuramente una domanda risposta, quindi una mia risposta di 1 minuto, 5 minuti che fosse, può rischiare di far danni, perché se viene compresa male, perché ovviamente non si hanno certi tipi di conoscenze, non ha molto senso. La cosa che io consiglio sempre, in assoluto, che non si sbaglia mai, qualsiasi problema specifico una persona abbia, è quello di fare sempre il palming. A meno che, ad esempio, c'è una pressione alta oculare, quindi c'è un glaucoma o pressione alta oculare, che bisogna farlo in modo diverso, il palming si può fare in qualsiasi posizione, in qualsiasi momento della giornata. Che Ed è molto. poi ce lo fai vedere. Sì. C'è ancora questa che, scusa se ti interrompo, c'è ancora una signora che scrive se si può provare anche se si è già stati operati di diplopia. Sì, allora io ti dico, ovviamente dipende sempre dall'operazione come è stata fatta, che cosa poi, come poi ha risposto l'occhio e quant'altro. La cosa che io dico sempre è, dal momento che si ha un problema, come io avevo quello dell'occhio pigro, della miopia, dell'astigmatismo, ok? Andare ad agire con questo metodo luce, che è un metodo naturale, che l'unica cosa che fa è togliere lo stress che è presente nel sistema visivo e andare ad allenare i muscoli, quelli lassi, oppure togliere lo stress dai muscoli troppo tesi. Non si sbaglia,
Nel senso, non c'è margine d'errore, non c'è la paura di dire faccio una cosa e rischio di peggiorare la mia situazione visiva, non c'è. Ed è proprio il bello. Quando invece magari fare l'operazione c'è il rischio, infatti fanno sempre firmare. E io, ad esempio, anni e anni fa, volevo farlo all'operazione perché volevo tornare a vedere, ma non volevo fare l'operazione perché volevo fare l'operazione di per sé. Infatti, questa mia paura poi, perché io ho una grande paura degli aghi, delle operazioni e quant'altro, mi ha portato a prendere la scelta di trovare altri metodi. E al posto di fare l'operazione, ho scoperto che poi c'erano altre cose che si potevano fare. Poi ho studiato, ho ampliato le mie conoscenze. E ho proprio fondato il metodo Luce che permette proprio alle persone di togliere lo stress dal proprio sistema visivo. E negli anni ho aiutato le persone proprio a fare questo con grandi risultati. Ovviamente è da anni che c'è questo, più all'estero, tipo in America ci sono molte persone che già fanno quello che sto facendo io come lavoro. Qua stanno chiedendo dove svolge Sara e se è possibile sapere il costo. Tutti i contatti di Sara ve li do poi alla fine, così poi potete anche in privato contattarla, chiederle, vedere tutti i contenuti che lei pubblica, che sono anche quelli molto molto interessanti. Quindi tutte quelle cose un po', diciamo, individuali, poi potete contattare Sara voi personalmente. Sara, se ci puoi allora mostrare qualche esercizio o qualche suggerimento da fare in questi giorni per far riposare un po' gli occhi. Sì, assolutamente. Allora, intanto Petra mi sono permessa di, dato che c'ero, di condividere già le informazioni dell'evento. E così una persona dopo, che io adesso faccio vedere il palming, dopo che concluse la diretta, guarderà con calma. Allora, il palming è una pratica davvero fondamentale e importantissima che tutte le persone devono assolutamente fare, soprattutto quando stanno tanto davanti al computer, oppure, perché non l'abbiamo ancora detto, una persona può anche veder bene, ma magari soffrire di occhi stanchi, secchi, arrossati. Quindi una cosa veramente molto molto importante è quella di prendersene subito cura prima che poi questo stress visivo si trasformi in un vero e proprio problema di vista. Allora, il palming si fa in questo modo, ve lo faccio vedere, voi non fatelo perché poi subito dopo lo facciamo insieme. Si sfregano le mani velocemente, ok, con le dita iperestese. Quindi in questo modo qui. Quando il palmo puzza di bruciato, ok, si vanno a posizionare le mani una sopra l'altra. Quindi per intenderci, adesso mi Sì, sposto. si vede che si capisce comunque. Le dita vanno a combaciare sulle altre dita, non sul palmo, ok? E il mignolo combacia con l'inizio del palmo, in questa maniera qui. Le mani sono molto rilassate, ok? Quindi non sono rigide, non sono a coppa, ma sono rilassate, ok? Quindi prendono la forma del viso. E una volta messe nella posizione corretta, si parte dall'alto, scusate, dall'alto e si va a poggiare esattamente i palmi davanti ai nostri occhi. Se guardate bene, il mio occhio è qui, esattamente nella parte più concava del mio palmo della mano. Il palmo della mano non è qua sotto, perché sennò entrerebbe luce. L'obiettivo è proprio quello di non far entrare luce negli occhi, ok? Ovviamente, dopo aver controllato che non entra luce, quindi voi adesso guardate, poi lo facciamo insieme. Una volta che abbiamo controllato che non entra luce dall'esterno, chiudo gli occhi e poi. Dopo lo facciamo adesso, lo facciamo insieme, così almeno vi spiego cosa si può fare in questa posizione. Allora, ripeto, per chi ha problemi di pressione alta oculare o glaucoma, lo può fare benissimo appoggiando i gomiti sul tavolo, ok? Magari se è alto, mette un cuscino sotto i gomiti in modo tale che fa il palming con il più possibile il viso in verticale. Perché invece agli altri consiglio sempre di inclinare il mento verso il petto e quando si è in palming praticamente si va a scaricare tutta la zona cervicale, le spalle. Ovviamente questo si può fare in tante posizioni, intanto partiamo dal tavolo che è la cosa più semplice e sono sicura che bene o male si può anche applicare più volte, magari in ufficio, magari prima di mangiare e quant'altro. E quindi adesso facciamolo insieme, cominciamo a sfregare le mani velocemente, iperestendendo le dita. Puzza comunque come di bruciato. Sì, a un certo punto sì.
Le mie oggi sono molto molto fredde. Sai che io anche faccio ai miei allievi faccio fare anche palming quando alleniamo tanto gli occhi. Bello. Eh sì, è fondamentale, assolutamente. Ok, quando sono belle calde, posizioniamo le mani. Dall'alto scendiamo. Dall'alto scendiamo e posizioniamo i palmi esattamente davanti ai nostri bulbi oculari. Oh. Facciamo dei sospiri profondi. Controlliamo che con gli occhi aperti non entri luce, poi li chiudiamo, appoggiamo i gomiti al tavolo e continuiamo a fare i nostri sospiri profondi, inspirando dal naso Per ed quanto espirando tempo? dalla bocca. Adesso vi guido io. Continuiamo a fare questi sospiri. Gli occhi sono chiusi e rilassati. Il mio respiro è sempre più lento. Quando inspiro, conto fino a 4. 1, 2, 3. E quando espiro conto fino a 4. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Continuo con questo ritmo, portando ossigeno dentro di me ed espirando, portando via tutto lo stress che è presente nei miei occhi. Ed inspiro, porto ossigeno ai miei occhi e quando espiro, l'aria con sé che fuoriesce porta via con sé tutto lo stress. Ora portiamo l'attenzione a entrambi gli occhi e percepiamo se c'è un occhio rispetto all'altro che magari è più contratto. Magari sento proprio che c'è un occhio con più tensioni. Ok, ricordo quale occhio è e ora porto l'attenzione su quale occhio sento più piccolo. Quindi faccio il confronto e percepisco quale occhio è più piccolo. Tengo a mente quale occhio è più piccolo e ora porto l'attenzione su quale occhio sento più duro. Quindi quale occhio lo sento più duro e rigido. Ok. Ora porto l'attenzione su quale occhio sento più freddo. Quale occhio tra i due è più freddo? Ok, bene. Ora prendo in considerazione quell'occhio che ho sentito più freddo, più rigido, più duro e con più stress e più tensioni. Se c'è un occhio che ha tutte queste quattro caratteristiche, lo scelgo. Se c'è invece un pari merito, scelgo quello su cui voglio dare più attenzione. Porto l'attenzione sull'occhio che ho scelto e immagino che all'interno del mio occhio c'è un palloncino. E quando io inspiro, il palloncino si gonfia.
Quando espiro, il palloncino si sgonfia completamente. Quando inspiro, il palloncino si gonfia. E quando espiro, si sgonfia completamente. Inspiro, il palloncino si gonfia sempre di più portando ossigeno al suo interno e nutrimento. E quando espiro, con sé porta via tutte le tensioni e tutto lo stress. E diventa più piccolo. Quando inspiro, si gonfia, diventa grande, porta con sé tutto l'ossigeno necessario per nutrire il mio occhio. E quando espiro, porta via con sé tutte le tensioni presenti in questo occhio, diventando sempre più sgonfio, fino a diventare tutto raggrinzito. Quando inspiro si gonfia, si riempie di ossigeno, di nutrimento, e quando espiro porto via con sé se ci sono ancora delle tensioni. Quando inspiro, gonfio. E quando espiro, sgonfio completamente. Inspiro e gonfio. Espiro e sgonfio completamente. Inspiro, gonfio. Tutta quest'aria nuova nutre le cellule del mio occhio, del mio bulbo oculare che ho scelto, diventando sempre più grande, sempre più grande. Ed espirando, tutta quest'aria fuoriesce, portando via con sé tutto lo stress che è presente nel mio bulbo oculare. Quando inspiro, l'aria rigenera le mie cellule e quando espiro, fuoriesce tutto lo stress. Bene, ora porto l'attenzione a entrambi gli occhi e percepisco se l'occhio che ho appena scelto è cambiato rispetto a prima. Percepisco se l'occhio con cui ho appena lavorato con il mio palloncino magico è diverso, è cambiato, magari può essere più caldo, più grande, più leggero e più rilassato. Magari no. Percepisco come stanno i miei occhi, come mi sento io. Magari posso percepire anche degli occhi più lubrificati. Porto l'attenzione ai rumori che mi circondano. Magari c'è la lancetta dell'orologio o qualche rumore che proviene dalla strada o da un'altra stanza. Accetto questi rumori e mi rilasso. Inspiro. E mi rilasso. I gomiti sono appoggiati al tavolo, il mento è verso il petto, le spalle sono rilassate. I trapezi sono rilassati. La mia schiena è rilassata. Tutta la mia spina dorsale è rilassata. Bene, ora riporto l'attenzione ai miei occhi, rimango in palming con gli occhi chiusi, sempre con gli occhi chiusi, e nel frattempo incomincio piano piano ad allontanare i palmi dal mio viso, allargando anche le dita tra loro, in modo tale che incomincia a filtrare la luce piano piano
e percepisco anche la differenza di temperatura. Piano piano, col mio tempo, stacco i palmi dal viso, percepisco la differenza di luce, mi rilasso, tengo la mente e la fronte rilassata e poi, pian pianino, quando me la sento, incomincio a sbattere velocemente le palpebre, guardandomi intorno in modo tale da abituare le mie pupille alla luce. Ok, bene, com'è andata ragazzi? Io non avevo la posizione tanto comoda perché ho il tavolo occupato, quindi però ho sentito la differenza. Adesso parlo io, poi vediamo cosa dicono gli altri. E il calore, un occhio più freddo rispetto all'altro, e poi infatti il calore, diciamo, è arrivato anche in quello più freddo. Quali occhi hai scelto per lavorare? Magari se anche voi Destro. scrivete nei commenti, così almeno sappiamo. Destro. Il destro? Sì, c'è Ok. qualche significato tra destro e sinistro? Sì, c'è dietro un mondo. C'è dietro un mondo sia per quanto riguarda la dominanza dell'occhio, perché ognuno di noi è dominante sia di mano e anche di occhio. E quindi anche lì un sacco di caratteristiche, poi probabilmente è perché tu usi molto di più il tuo occhio destro e quindi magari può essere, perché può essere, non è detto, che quando tu leggi o guardi lontano usi solo un occhio dei due e molte persone lo fanno. Quindi è molto importante prendere anche coscienza di queste cose. Quando magari si legge si prende coscienza se si sta leggendo con un occhio piuttosto che con l'altro oppure anche quando si guarda da lontano. Quindi queste poi pratiche fatte così in palming servono proprio anche per prendere coscienza di come mai il nostro occhio è così stressato. Poi spesso e volentieri succede che si è scelto l'occhio destro per fare il lavoro, quindi del palloncino magico che si sgonfia, e poi finito il lavoro con l'occhio destro si sente l'occhio destro super rilassato e il sinistro invece teso. E quindi in questo caso fatelo con entrambi gli occhi, finché non sono pari, a pari livello. Ok, vediamo cosa scrivono gli altri. Sono curiosa anch'io. Allora, Nicoletta al sinistro. Fonte. Sì, sento gli occhi più leggeri, ho lavorato più sul destro che è un po' più storto. Gli occhi sono più riposati e mi sembra di aver amplificato le percezioni visive. Bene, Bello, vedete? sì, Un po' più. assolutamente. Poi c'è ancora prima un commento più vecchio. Sono stata operata di miopia circa 17 anni fa ed è andata molto bene. E poi chiede: potrei fare questa ginnastica per prevenire eventualmente peggioramenti futuri? Assolutamente, anche perché sei molto fortunata perché se hai fatto un'operazione da 17 anni vuol dire che non hai avuto come lo chiamo io? Vabbè, di solito gli do un termine un po' particolare, non sei praticamente ritornata indietro. Perché bene o male io ho visto che le persone che si rivolgono a me, molte sono state operate di miopia e dopo 10 anni, 9, 10, 11 anni, ritornano ad avere lo stesso problema di vista, quindi assolutamente sì. I muscoli, purtroppo, anche se l'occhio è stato operato, si può comunque sia riprendere la funzionalità vera e propria dell'occhio in modo tale da renderlo soprattutto vitale e quindi un domani evitare tutta una serie di malattie oculari come cataratta, glaucoma, e maculopatia. Più l'occhio è sano, meglio sta, sempre e ovunque. Poi c'è Antonella che dice che non riesce a escludere del tutto la luce con i palmi, che le entrano un po', entra la luce. Allora, per fare il palming, io mi ricordo ancora agli inizi, non trovavo la mia posizione. E è facile comunque sia trovare la posizione, l'importante è fare tanta esperienza. Il consiglio che ti posso dare è le mani rilassate, le posiziono nella maniera corretta, ok? Quindi più o meno questo qua è meno di 90 gradi il mio angolo.
e poi dall'alto scendo verso il basso in modo tale che vado a occludere completamente. Anche tu, Petra, secondo me ti entrava un po' di luce perché vedevo che avevi Sì, sempre. no, io ero proprio in una posizione sbagliata perché volevo appoggiarmi. Ho detto speriamo che finisca prima perché sennò rimango con le braccia bloccate. Quindi Ho l'importante il computer, sì, lo so, ho il computer davanti e non potevo appoggiarmi da nessuna parte, quindi mi sono appoggiata un po' sulla sedia e speravo che l'esercizio non durasse 2 ore perché. poi vai in giro così come T-Rex. Posso chiedere, ma c'è differenza se fai così o così? Aspetta che ancora non ti guardo perché io ti sto guardando, Ah, ma sì, stavo. scusami, no, tu usi le, sì, scusami, tu usi a incrociare le mani, invece se appoggi parallele sulla testa, invece di incrociare le dita, Ok, adesso ti se. vedo. Sì, c'è un'enorme differenza, nel Ah, senso sì. che io vedo che molti fanno un palma, io non lo chiamo neanche palming, fanno questa cosa qui, però porta un sacco di tensioni, secondo me, alle spalle e poi soprattutto col fatto che le mani si incrociano, sono una con l'altra. Io noto proprio che c'è un'enorme differenza, nel senso che la mano uno si adatta meglio e poi anche le dita insieme tengono insieme il peso della testa ed è anche molto molto piacevole. Poi ovviamente se uno si è abituato da sempre, da una vita a farlo così, si trova bene e non entra luce, è meglio. Però diciamo che con questa posizione qui è più facile non entrare non far entrare luce alla perfezione. Quindi. Certo. Allora, vediamo se c'è ancora qualche domanda. C'è Maria Pia che dice: nel 2013 sono stata operata di glaucoma ad entrambi gli occhi e chiede se va bene il palming. Allora, assolutamente sì, Maria, perché sto guardando anche la tua foto profilo. Vedo che porti gli occhiali, quindi il palming deve essere assolutamente fatto se porti gli occhiali. E poi, se sei stata operata di glaucoma, non c'è rischio, nel senso, adesso non so bene se adesso hai ancora un po' di pressione alta oppure tutto nella norma, però comunque sia, se vuoi stare tranquilla, ti fai il palming. Con magari sotto un bel cuscino sul tavolo, oppure anche sul tavolo, in modo tale abbassi la sedia, se hai quelle che si abbassano, così, e ti appoggi in modo tale che il collo rimane esattamente dritto, quindi il collo in linea con la schiena, e tu sei in questa posizione qui, semplicissima, e te lo consiglio assolutamente. Quante volte suggerisci di fare il palming durante la giornata? Cioè più volte o basta una volta come più o meno come abbiamo fatto adesso? Ma allora dipende da una persona cosa vuole ottenere nella sua vista e anche da che quale punto parti. Quindi, se una persona ha problemi di vista, il consiglio che ho dato anche io nella mia maratona è stato quello di cercare di utilizzare il meno possibile gli occhiali e cercare di fare il palming anche 30 secondi per ogni ora. Quindi ogni ora 30 secondi, 30 secondi passano in un attimo, cioè si fanno veramente. Uno va in bagno, si siede in bagno, fa il palming. Stai aspettando che il computer si accende, fai il palming, stai aspettando che si sta scaricando le mail, fai il palming, cioè sono 30 secondi, se uno non ha 30 secondi ogni ora è veramente grave. Quindi assolutamente fare una cosa del genere, oppure si può fare la mattina 5-6 minuti che è bellissimo, io lo faccio tuttora perché è proprio una mia coccola. Spesso e volentieri, senza spesso e volentieri, quasi sempre faccio le meditazioni. Quindi rimango in palming sotto la mia meditazione nelle cuffie ed è bellissimo e lo faccio anche prima di andare a dormire. E quindi è un momento proprio che mi concedo per me stessa, per ascoltarmi e sentire anche come sto io, perché ritengo che sia una cosa fondamentale. Bene, sempre Maria Pia, quella che è stata operata di glaucoma, dice che no, tutto bene, grazie, che Ok, adesso. fantastico, meglio. Ok. Quindi Bene, vediamo. potresti anche, tra virgolette, fartelo, poi ovviamente non ti conosco e quindi non so dirti con precisione, però potresti farlo anche come io consiglio a tutte le altre persone, ovvero mento verso il petto, i palmi in questo modo e si va a poggiare tutto il peso sulla parte superiore della fronte e mai sugli zigomi. Ma si può fare anche da disteso? Sì, ci sono delle cose da applicare da disteso perché. Se uno riesce a farlo già così per sé, bene, se no ci sono un po' di trucchetti per mettersi comodo. Ok.
Vediamo se c'è ancora qualche domanda, altrimenti andiamo pian piano verso la fine. Vedo che è molto interessante questo argomento, abbiamo già sforato l'ora. Sì, infatti ho visto anch'io. Sì, assolutamente. Poi prima veramente mi è piaciuta bellissima la proposta che hai appunto offerto in questi giorni, cioè quella del videocorso che hai proposto tu, che poi mi hai detto che c'è dentro il mondo, questo mondo e quell'altro, quindi penso che sia una cosa veramente favolosa. E tra l'altro il 15% vale Croce Rossi, quindi se qualcuno... Ah, sì, beh, questo lo ricordo dopo alla fine a chi è interessato allo yoga facciale. Adesso parliamo di occhi, vediamo se c'è ancora qualche Qualcun domanda altro? riguardo agli occhi, che appunto poi alla fine daremo anche i contatti di Sara, visto che lei ha già pubblicato il tuo evento. Cos'è quello, il link che hai messo? Che poi se uno cerca può andare anche a cercare semplicemente su www.liberalatuavista.com e trova tutte le indicazioni del mio evento che sarà a Rimini il 31 maggio, 1-2 giugno, che il 31 è domenica, l'1 è ponte e il 2 è festa della Repubblica, quindi top. E speriamo, anzi sono sicura ci sarà il sole. Vediamo cosa scrive Vanna. Scusa, per Meraviglioso. quanto tempo Palming e i bagni di sale li ho persi? Ah, i bagni di sale mi sa che l'ha vista da... Ah, ma Ivanna, sì, ho visto che ha visto le mie dirette, ciao! Allora, i bagni di sale si Noi non fanno... sappiamo cosa sono i bagni di sale. I bagni di sale ci ho fatto una diretta intera per spiegarli, sono un po' lunghi da spiegare, Quindi però, li andremo a riassumendo, si prendono dei dischetti di cotone, si inzuppano dentro a una soluzione fatta con acqua, temperatura ambiente e sale. Se possibile, marino integrale, quindi si prende una ciotola, si mette tanto così di acqua e tanto così di sale, quindi quasi uguale acqua e sale, e poi si mettono dentro i dischetti, si strizzano leggermente e poi si mettono sugli occhi e sfiammano un sacco, quindi sono utilissimi per tutte le persone che soffrono di occhi arrossati, infiammati. E si ritiene su quanto tempo? Allora, sui bagni di sale un 15ina di minuti se uno ha proprio un problema, quindi orzaiolo, occhi arrossati, infiammati. Se no, anche 5 minuti se uno non ha nulla di tutto ciò. E se uno ha un problema, consiglio sempre di farlo 2 volte al giorno per almeno 3 giorni. E È tipo un quindi anche... impacco per gli occhi. Invece Cosa? di fare la maschera per il viso, fai un impacco per gli occhi, diciamo. Esatto. Poi tante Bene. volte io dico sempre potete anche dormirci. Non è necessario che magari state svegli, cioè ci dormite e fate un riposino. Ok. E invece il palming, l'ideale sarebbe anche 5-7 minuti, non fa male, assolutamente. Poi anche come dicevo prima, 30 secondi ogni tanto è molto molto buono, quindi 30 secondi ogni ora. Ok. Qui c'è Antonella che dice che proverà perché la sua vista oscilla parecchio, a volte vedo meglio di altre. Eh sì, succede soprattutto, questo lo spiego molto bene in un video forse, praticamente quando una persona non ha problemi di vista, anche se è stressata, la sua vista rimane perfetta. Dal momento che una persona incomincia ad avere qualche problemino di vista, al minimo stress, alla minima... Aspetta che ti abbiamo persa. Non so se si è bloccata l'immagine. Abbiamo perso Sara. Sara, ci sei? Vediamo se è bloccata l'immagine. Sara, ti sei persa? Ci sei? Si è bloccata l'immagine? Vediamo adesso. Eccoci. Sei Eccoci! scomparsa. Bloccato. Ti abbiamo perso. Pensavamo già di non vedere più, vedi? Invece di vedere meglio, non ci vediamo più. È semplicemente si è scaricato il cellulare. Ok. Scusate, infatti ero lì che dicevo, tenevo d'occhio, ma ha vinto lui stavolta. Bene, tanto andiamo pian piano verso la fine. Grazie ancora per questi tuoi suggerimenti. Ripeto, se volete ancora qualche chicca, qualche suggerimento,
più approfondito, potete andare a visitare la pagina di Sara. Qui era giusto l'appuntamento di oggi, era solo per scoprire qualcosa di nuovo e capire e vedere che si possono, cioè che esiste anche un metodo naturale per migliorare la vista e togliere gli occhiali. E sì, appunto, se avete bisogno, c'è Sara. Che... Grazie di cuore, Pietro, davvero. Grazie a te per aver accettato, per essere stata qui quest'oretta. È sempre un piacere chiacchierare, poi a me piace, quindi. No, poi è bello comunque anche che abbiamo fatto tutti insieme l'esercizio, molto bello. Per chi se l'è perso, la diretta rimane pubblicata, quindi potete andare a rivederla e la trovate comunque sia qua che su YouTube tra un po', quando la caricherò. Quindi potete andare a rivederla. Terminiamo qua. Sara, io ti saluto, ti mando un abbraccio e grazie ancora e ci vediamo quando ci sarà. Grazie di cuore, come dico sempre io, che oramai è passata come mia battuta, ci vediamo. Bello. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Spero vi sia piaciuto questo intervento molto molto interessante, secondo me, e sono sicura anche per voi, visto che vedo tanti commenti positivi. Noi ci vediamo invece domani, vediamo ancora con qualcosina, intanto vi anticipo già per domenica pomeriggio avremo un altro ospite e domani invece vediamo ancora di cosa parleremo. E approfitto anche appunto di ricordarvi che fino al 3 di aprile c'è il mio programma online Viso in Forma di yoga facciale in offerta, quindi ad un prezzo molto promozionale, e il 15% sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana. Quindi per chi acquista il corso fino al 3 di aprile, oltre ad averlo ad un prezzo molto agevolato, c'è anche una donazione, cioè farete anche una donazione del 15% alla Croce Rossa Italiana. E metto il link sempre nella descrizione, così potete andare a vedere sia il link di Sara che quello per andare all'offerta del programma online Viso in Forma. Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e buona serata e ci vediamo domani con nuovi contenuti, sempre qua sulla pagina Viso in Forma. Un abbraccio a tutti e grazie per aver seguito la diretta o anche in differita. Ciao!